Buonasera a tutti, siamo qui per la sesta lezione del corso Second Life primo livello e stasera iniziamo l'ultima parte di questo percorso di apprendimento sull'ambiente Second Life e sull'utilizzo didattico di questo ambiente. Prima di iniziare vi vorrei introdurre a questa serata, diciamo a questa lezione, in cui scopriremo alcune cose insieme. Con una piccola lettura su cui riflettere per iniziare. È proprio l'incipit di Alice nel Paese delle Meraviglie, quando Alice cade nella tana del coniglio. Inizia così: Alice moriva di noia, starsene seduta con la sorella sulla proda, senza far niente. Aveva sbirciato un paio di volte il libro che la sorella stava leggendo, ma non c'erano figure nei dialoghi. E a cosa serve un libro, pensava Alice, senza figure nei dialoghi? Allora, su questa frase vorrei iniziare proprio il discorso che vorrei aprire stasera, perché proprio nella mia prima diapositiva parlo dell'apprendimento situato, perché stasera vorrei iniziare a parlare, appunto, a riflettere insieme a voi su come impostare una lezione Second Life. Quali sono le problematiche? Perché fino ad oggi abbiamo iniziato a costruire, abbiamo iniziato a utilizzare programmi, animazioni, abbiamo usato un po' il visualizzatore per vedere che cos'era, abbiamo visitato Second Life, però non abbiamo proprio creato un ambiente. E invece queste ultime 2 settimane dovrete fare questo, dovrete creare un ambiente vostro in cui creare un workshop o una lezione. Vi spiegherò meglio come alla fine proprio di questa lezione di stasera. Io riprendo nella mia prima diapositiva quello che diceva Jean Leyve, che parlava appunto di comunità di pratica. Perché Second Life è una comunità di pratica. Perché ho letto Alice come incipit di questa lezione? Perché Alice dice che si annoiava senza far nulla. E che cosa serve, diciamo, un libro se non c'erano né figure né dialoghi? Quindi in realtà questo ambiente mette in atto tutte quelle strategie e quelle potenzialità che fanno sì che ci siano figure in movimento, dialoghi, narrazione e si fa sempre qualcosa, non si sta fermi senza far niente. Quindi utilizzare questo ambiente stando fermi senza far niente non è utilizzarlo bene. In realtà in queste lezioni ho cercato sempre di alternare momenti momenti in cui voi non stavate facendo niente a momenti in cui io vi facevo far qualcosa. In realtà tutto quello che dovrebbe fare in Second Life o in ambienti 3D è qualcosa di pratico, quindi un apprendimento pratico. Jean Leyve dice: attività svolta, contesto e cultura, questo porta all'apprendimento. Una interazione sociale porta all'apprendimento. Quindi ho cercato anche di darvi degli stimoli per interagire tra voi, per creare una comunità di pratica e ho visto che pian piano alcuni hanno iniziato a spiegare ad altri quello che avviene comunque in tutte le comunità che si creano online, no? L'apprendimento online, la online education, anche qui avviene questo. Però a differenza di una piattaforma sincrona o asincrona con strumenti di vario tipo, come Moodle, come qualsiasi LMS, questa invece di Second Life mette in evidenza tutto ciò che è di pratico, creativo, costruttivo. Appunto, noi costruiamo e scriptiamo, creiamo animazioni oppure interagiamo con gli altri in modo molto più immersivo di quanto lo facciamo in una piattaforma anche con forum e con chat. Dice Lev che quando i principianti e i nuovi arrivati si spostano dalla periferia al centro di questa comunità diventano più attivi e assumono il ruolo di esperti. Piuttosto che trasferire degli studenti nozioni preconfezionate, si cerca di sviluppare gli strumenti per rappresentare la problematicità di una situazione, progetti alternativi, interpretazione sulla nostra condotta. Guardate, quello che io ho cercato di fare in questi incontri, ho cercato di fare, perché non è detto che sia riuscita nel mio obiettivo, però il mio intento era questo.
E ho cercato di utilizzare un modello che ora fra un poco vi dirò, cioè che cosa ho utilizzato, cioè che tipo di docente, che tipo di tutor ci deve essere in questi ambienti, che non è il tutor a cui siamo abituati, ecco, il tutor viene formato diciamo, in genere nelle nostre, nei corsi di perfezionamento oppure nei vari, nelle varie università o altro, ma è un tutor un po' particolare. E appunto nella mia terza diapositiva esamino proprio il tipo di tutor a cui io mi ispiro. Mi ispiro poi totalmente perché non mi ispiro solo a livello in questo ambiente di Moodle o di Second Life, ma anche nella mia attività reale di tutti i giorni come insegnante. Cioè il ruolo del mentor o del moderator prende appunto spunto da Gilly Salmon, che è una insegnante americana che ha creato il modello della ITV, se qualcuno lo conosce, cioè quelle attività che vengono fatte in ambienti online, un modello a 5 fasi che fra poco vi dirò. E io ve lo propongo come ipotesi di come muoversi in questo ambiente, però ognuno di voi può anche utilizzare il proprio modello. Io è quello che utilizzo io, quindi poiché in questo momento faccio io, in questo momento il corso, quindi propongo questo modello. E il moderator, secondo Gilly Salmon, la figura a cui più si può avvicinare è l'angelo custode. Non per caso metto le ali di angelo, no? In questo, oggi vabbè, carnevale, uso le ali nere, però l'angelo custode, nel senso qualcuno che c'è, ma in realtà non si dovrebbe mai far vedere sempre, ma solo nei momenti del bisogno. Non essere troppo presente, ma aiutare lo sviluppo della persona. Si avvicina al tutor, sicuramente, però si discosta anche per alcune, diciamo, caratteristiche. Vi dico quali sono poi vi lascio una scheda, purtroppo in inglese, che sto traducendo sulle tutte le competenze dell'e-moderator. Deve essere competente, nel senso che deve saper utilizzare lo strumento molto bene, e gli strumenti tecnologici del web 2.0, oppure lo strumento su cui opera. Deve essere costruttivo, cioè deve essere una persona che riesce a creare e a ipotizzare dei percorsi, quindi anche costruendoli, permettere lo sviluppo personale di ognuno, considerando proprio l'individualità, la personalità di ogni utente del corso, agevola tutti, condivide la conoscenza e deve essere creativo. Questo, diciamo, è quello a cui io mi ispiro per la gestione della tutorship all'interno di questi ambienti. Adesso passiamo al secondo momento, quindi come deve essere una persona che fa docenza o si occupa di tutorship all'interno di Second Life oppure ambienti 3D. Quali sono i passi? I passi che sono, secondo me, collegati all'apprendimento situato, secondo quello come lo intendo io, poi ognuno di voi può creare anche un proprio percorso. Devono essere situazioni, azioni quotidiane, si acquisisce conoscenza creando delle situazioni che simulano, no? Situazioni reali. E inoltre è un processo sociale l'apprendimento, quindi comprende varie cose, tipo il modo di pensare, di percepire, di risolvere il problema, di interagire. E poi non è mai separato da ciò che si fa, cioè dall'azione. E quindi ci sono una serie di attori, azioni e situazioni, cioè quello che in questo momento stiamo noi adesso facendo e tra poco faremo insieme. Naturalmente non creo io sto creando, diciamo, gestendo delle informazioni che vi cerco di passare in questo momento, però in realtà siete voi che state svolgendo il processo. E man mano che lo svolgete, io almeno osservo, forse voi non vi vedete perché alcuni di voi, per esempio, non hanno imparato nulla, invece no,
perché dal momento in cui avete iniziato, alcuni di voi erano completamente digiuni di questo ambiente. Adesso già sapete muovervi, sapete prendere gli oggetti, costruire, avete fatto passi da gigante, veramente molto meglio di quanto io immaginassi. Poi i passi per la creazione di un ambiente sono alla sesta diapositiva. Quali sono i consigli? Li avevo già dati in qualche diapositiva precedente. Cioè, costruire un ambiente di apprendimento 3D non significa riprodurre un ambiente reale. Bisogna usare strumenti, tool, schermi, un percorso, creare un percorso di apprendimento, fare delle mappe anche 3D. Creare degli ambienti per l'avatar, perché non c'è una videoconferenza con ognuno che sta qui, cioè abbiamo degli avatar che devono stare da qualche parte, quindi bisogna pensare dove posizionarli, stanno in piedi, stanno seduti, si muovono, non lo so, ognuno poi pensa un proprio ambiente creativo. Creare uno spazio di lavoro, uno spazio di socializzazione, quindi noi creiamo proprio degli spazi. Mentre all'interno, è come nell'aula, poi a volte si crea, però qui abbiamo grande spazio a disposizione. Altro, ognuno di noi, con la propria capacità, la propria creatività, può fare qualcosa di diverso. E basta, chiudo con la settima e l'ottava diapositiva, cioè formazione blended e Second Life. Sì, io sono per questo, sono per una formazione blended in cui c'è situazioni appunto online in piattaforma Moodle, per esempio, LMS qualsiasi, incontri sincroni che possono essere in Second Life ma anche in altro modo, però le attività io credo che la simulazione che dà Second Life, se devono essere attività di gruppo e sia ottima. Quindi io sono per questa strada e porto avanti questa mia filosofia, poi ognuno può essere contro per questo. Ultimo, non ho letto forse, sì, no, no, va bene. E ultimo, come creare una lezione, un workshop. Allora, quello che dovete fare per queste ultime 2 settimane, di cui vi ho aperto anche un forum questa settimana, anche la prossima settimana, e cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo apprendere? Per questo fatevi le domande. Quali competenze volete che apprendano i vostri utenti tecnici facendo questa lezione, questo workshop? Cosa ci serve? Gli strumenti che ci servono? Tempo, spazio, quanto tempo? Che spazio? E questo è il motivo di questi ultimi giorni in cui saremo insieme. Vi avevo anticipato la volta scorsa che queste attività che voi progetterete non è che saranno poi abbandonate, ma saranno esposte, proposte all'interno di una mostra virtuale che noi facciamo ogni anno a giugno. Quindi attualmente state preparando qualcosa che realmente sarà poi mostrata a un pubblico. In genere abbiamo un grande pubblico, ci cioè vengono tantissimi a vedere queste mostre, 60, 70 persone in genere. Vengono il primo giorno della mostra e poi dopo un mese abbiamo i vari workshop e quindi vengono ogni sera a vedere altri. Quindi è un modo anche per mostrare quello che avete fatto e anche per prendere contatto, perché poi qui vengono persone di altri ambiti che vengono a vedere noi che cosa stiamo facendo, cosa stiamo sperimentando. E adesso passiamo alla parte pratica, visto che io voglio che voi vi muoviate, non come Alice che sta seduta sul fiume e si annoia guardando la sorella, no? Che sfoglia il libro, come sto facendo io. Quindi a questo punto chiudiamo questa parte teorica e passiamo alla parte pratica.